questa è probabilmente l'ultima perturbazione di una lunghissima serie che è cominciata in pratica da fine dicembre 2013 e per più di due mesi abbiamo avuto un continuo andiri e vieni di perturbazioni atlantiche, a volte un pochino più intense, a volte meno. Per i giorni a seguire dovrebbe intervenire l'alta pressione che però porterà i suoi massimi a nord dell'arco alpino, quindi la nostra regione sarà ancora interessata da deboli correnti da nord-est. E il tempo migliorerà, vedremo molto sole, l'aria sarà abbastanza asciutta, un tempo anche gradevole, però specialmente di notte, al primo mattino, le temperature minime potranno essere, diciamo così, relativamente basse, proprio per effetto di queste deboli correnti nord-orientali provenienti dai Balcani. Però il tempo migliorerà e direi che almeno fino al giorno 12 o 13 dovremmo vivere una fase di tempo buono, con prevalenza di cielo sereno, ancora temperature minime relativamente basse, ma non più di tanto, massime piuttosto gradevoli, supereremo i 15 gradi, com'è poi nell'ottica della prima decade di marzo.